Ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi mi vedete così un po' pazzerella con questi capelli un po' disastrati perché è un video proprio sui capelli e voglio mostrarvi come rimediare ai capelli un po' arruffati quando siete magari di fretta, perché almeno io non sempre ho il tempo di mettere in piega i capelli, perché se ovviamente faccio lo shampoo e poi dopo metto in piega i capelli con spazzola e fondo, non vengono così, ma vengono belli in piega, eleganti e tutto. Invece, se magari non ho tempo perché magari è sera e ho sonno e faccio la doccia, però poi voglio andare a dormire, o anche se sono in piscina, in palestra e quindi lì non ci sono magari phon adeguati per fare la piega o non ho voglia, poi finisce che torno a casa e mi ritrovo con dei capelli un po' diciamo sì, lisci perché sono lisci i miei, però arruffati e non proprio in piega. Quindi ho trovato questo piccolo metodo per ottenere una piega veloce, quindi in pochissimi minuti, però con un effetto sempre naturale e in qualche modo sistemare i capelli, però velocemente. Io in questo caso ho i capelli già lisci di mio, però può essere utile anche a chi ha i capelli un po' mossi e vuole ottenere un liscio però un po' più naturale rispetto all'uso della piastra. Quindi è una messa in piega però da capelli asciutti. Allora, iniziamo subito. Allora, come primo step devo pettinare i capelli. Io uso come sempre la Tangle Teaser, inizio dal basso e li pettino bene perché magari sono un po' annodati, perché sapete che quando asciugate i capelli senza piega rimangono magari anche un po' annodati. Quindi pettino bene i capelli e già così il risultato è migliore, però come vedete almeno il mio tipo di capelli prende un po' delle pieghe strane, nel senso che sono un po' di qua, un po' di là, ciuffi ribelli. Poi, secondo step, uso uno strumento per capelli, questo qui della Irresistible Me. Sapete che è un marchio che uso tantissimo, e tutti gli altri prodotti che ho usato del loro marchio, tutti gli altri strumenti per capelli, come sapete, li uso sempre e sono praticamente i miei preferiti. Questo invece lo uso più che altro per le emergenze, come in questo caso. È ottimo per chi non ha tempo, tanto tempo per mettere in piega, mentre gli altri strumenti come le piastre, il Bocco, ti danno una piega stupenda, però ci vuole un bel po' di tempo. Questo dà una piega comunque accettabile, carina, però super velocemente. E io uso esattamente questo prodotto, che è una spazzola lisciante. Eccola qui, qui ha il display e come vedete è proprio una spazzola. Ovviamente io adesso la tocco perché è fredda, non la toccate quando è calda, perché come ho fatto io intelligentemente mi sono bruciata pochissimo, ho fatto così, tac, ah bene, perché ovviamente è come quasi se fosse una piastra, cioè queste si riscaldano. Lascio che si riscaldi, comunque si riscalda abbastanza velocemente. Qua c'è un display che segna quando arriva a temperatura, per esempio adesso è 127 gradi, Fahrenheit però. Non so come si faccia per mettere i centigradi, perché nell'altro, negli altri ferri si può mettere i centigradi, qua sinceramente ancora non ho controllato, ma tanto io comunque metto il massimo quando sono di fretta. Allora, questi sono i capelli, sono comunque lisci i miei, non è che sono ricci. Ovviamente se voi avete i capelli mossi il risultato sarà ancora più efficace, perché io lo uso come vi dicevo qui per dare una piega un po' decente ai capelli, anzi adesso sono già abbastanza decenti perché di solito quando li asciugo senza spazzola e soprattutto vado a dormire il giorno dopo sono così. In genere nei video voi me li vedete, mi fate sempre tanti complimenti, però li faccio proprio con la spazzola e il phon, li passo, non sono naturali, ecco, purtroppo, anche se so che alcune lisce hanno proprio il capello liscio spaghetto già messo in piega naturalmente, no? Il mio purtroppo va un po' di qua e di là, e questo effetto lo fa soprattutto se avete i capelli scalati. Purtroppo ricordo quando avevo i capelli scalati era un dramma. Adesso ho risolto un po' tagliando sempre i capelli pari, senza sfilarli, e sono più pesanti, quindi cadono più lisci e rimangono più ordinati. Quindi prendo le ciocche e inizio a passarlo così. Ovviamente più le ciocche sono piccole, più il risultato è migliore. Ovviamente su di me, che ho già i capelli lisci,
la differenza non si vedrà tantissimo, si vedrà solamente che i capelli sono più ordinati. Invece su una persona che magari ha il capello mosso, liscia. Però dovrei provarla su qualche mia amica con i capelli mossi ed eventualmente farvelo vedere. Praticamente guardate la differenza, che qua sono super belli ordinati e qua sono così. E ci ho messo, non so, 30 secondi. C'è da dire che è vero che in questo caso avevo già i capelli quasi sistemati, anche se li ho asciugati proprio male, però vabbè, dipende anche come si svegliano. E adesso andiamo pure dall'altra parte. Allora, il consiglio ovviamente, se avete i capelli più mossi, più disordinati, di prendere le ciocche un pochino più piccole. Altrimenti, se volete fare proprio una cosa veloce, la passate proprio così. Devo dire che mi ha salvata un paio di volte, perché come vi dicevo spesso vado anche a dormire dopo aver lavato i capelli e soprattutto andando a dormire dopo aver asciugato i capelli non è una cosa ottimale andare a dormire, almeno per il mio tipo di capello, perché rimane comunque, anche se sempre asciutto, rimane sempre un po' umido. Il giorno dopo mi sveglio con la piega del cuscino, quindi tutta sfatta e questo mi aiuta, quindi quando sono di fretta. E l'altra volta dovevo uscire, più di una volta mi è capitato di dover uscire e avere i capelli sfatti. E con questo, vedete, in poco me li sistema. E non è come la piastra, perché la piastra si rifà belli, però è un po' più impegnativa perché bisogna prendere ciocca per ciocca e bisogna avere anche un po' di manualità. Invece questo è un po' più per ciompe. Ed ecco qui che in pochi minuti abbiamo sistemato i capelli. So che esistono diverse marchi di questo prodotto qui, adesso però non è finito il tutorial perché vi devo far vedere l'ultimo step finale. Stavo dicendo, so che esistono diversi marchi di questo prodotto qui, questo però è della Resistible Me e vi ricordo che vi lascio il codice sconto del 20% nell'info box e il link diretto al sito se lo volete acquistare. Rispetto agli altri, la differenza è che questo è realizzato in ceramica e tormalina e quindi emette ioni negativi che idratano e lucidano il capello. Infatti, se vedete, rispetto a prima, cioè i capelli sono molto più belli. Non è il mio prodotto preferito, devo dire che gli altri mi piacciono di più di questo, ma proprio perché comunque sono già liscia. Quindi lo uso proprio per queste occasioni qui in cui ho bisogno di un risultato veloce e pratico, però è da provare anche su quelle mosse perché ovviamente è una piastra, comunque una piastra, una spazzola lisciante, quindi soprattutto su chi è il mosso secondo me rende molto di più. Comunque fatemi sapere se la provate, adesso andiamo con l'ultimo step, spengo questa, ok, ultimo step è mettere un olietto per capelli, questa è buonissima della Mula che è Wilberry 10, ha un profumo fantastico. Guardate che bella boccetta. Se usato prima della piega, protegge dal calore. Se usato dopo la piega, dà un po' di idratazione, morbidezza e lucidità. E lucidità, lucentezza ai capelli. Ne prendo proprio una goccia. Un profumo buonissimo. Un po' orientale, mi sembra. E la metto leggermente sui capelli. E toglie proprio le ultime tracce di crespo senza però ungere i capelli. So perché è vero che è nuovo, però l'ho provato per diverso tempo con i vari campioncini che mi arrivavano. Ed ecco qui, e poi dà un profumo buonissimo ai capelli. Ed ecco qui il risultato finale. Spero che vi piaccia, che vi sia stato utile questo video, fatemi sapere in un commentino cosa ne pensate, se anche voi proverete la spazzola, l'olietto, comunque questo metodo in generale. E ricordatevi di iscrivervi al canale se vi è piaciuto, spero di non sembrare troppo bianca in questo video, vabbè, e niente, aggiungetemi anche su Facebook, vi mando un bacio, ci vediamo alla prossima, ciao!